Serie A. È sul punto di arrivare uno degli attaccanti più interessanti che propone l'Argentina, anche il Kun Agüero ne è incantato. Dalla Coppa Libertadores alla Champions League. Il valore della competizione per continente equivale, ma l'appeal del vecchio continente è ancora irresistibile, nonostante il legame viscerale che spesso si sviluppa tra un calciatore sudamericano e il suo club di appartenenza. Un altro argentino è pronto ad arrivare in Serie A, e unirsi alla squadra di Vincenzo Italiano, il Bologna. L'interesse è datato poiché gli uomini di mercato del Bologna seguivano l'attaccante da tempo. Tuttavia la trattativa prevista per un periodo futuro, verosimilmente per gennaio 2025, è stata anticipata a causa dell'infortunio al ginocchio sofferto da Nicolò Cambiaghi alla prima di Serie A, contro l'Udinese, per il quale si prospettano circa 6 mesi di stop. Si tratta di Benjamin Dominguez, l'autore della rete irresistibile che ha portato il Gimnasia ai quarti di Coppa Argentina, stop e sinistro al volo, senza che la palla tocchi terra. Proprio in occasione del match l'attaccante classe 2003 è scoppiato in lacrime per l'emozione di congedarsi dal club in cui è cresciuto, che l'ha portato a essere notato da una società come il Bologna. Bologna, la stella del Gimnasia in Serie A, a fare in chiusura. Vorrei non dire addio, ma devo andare. Non pensare che ti lascerò, perché sarai con me, sono alcune frasi che ha scelto dal club argentino, rubandole alla canzone apostrofo No es mi despedida di Gilda, una delle artiste musicali più amate e famose in Sud America, per condividere un'immagine del giocatore. Sembra, infatti, che sia tutto definito con i rossoblù e sia giunto il tempo dei saluti. Le visite mediche col Bologna dovrebbero avvenire fra domenica, quando la squadra di Italiano sarà impegnata in campo contro il Napoli. E lunedì mentre il calciatore firmerà un accordo fino al 2029, che consentirà al Gimnasia di incassare circa 5 milioni di euro per il suo cartellino. Al giocatore andrà un quinquennale che parte da 400.000 euro a stagione. L'esterno offensivo di piede destro è considerato una stella in patria, uno dei talenti più promettenti, infatti ha stregato persino il Kun Agüero. L'ex attaccante del City, commentando una sfida contro l'Huracán qualche settimana fa, ha detto di lui. Bene quel numero 7 del Gimnasia, mi piace, nel tempo River Plate e Racing Club hanno provato ad avvicinarlo, ma alla fine la prospettiva europea e i buoni rapporti del Bologna con la dirigenza del Lobo hanno avuto la meglio. Si attendono gli annunci,